Non morì di infarto, ma per forti colpi alla testa, al torso e agli arti. L'ex ministro dell'informazione russo Mikhail Lesin, trovato senza vita 4 mesi fa in un albergo a Washington, lo afferma il rapporto del medico legale statunitense. Lesin fu a capo del gruppo Gazprom Media e stretto collaboratore di Vladimir Putin.